momento fosse totalmente bloccato, cioè boccheggiavano, le persone erano in attesa, non lavoravano, le istituzioni tutte ad aspettare ancora dopo 20 anni le sentenze di Silvio Berlusconi. Noi abbiamo le palle piene, abbiamo le palle piene. Gli unici preoccupati del PDL. Qualora dovesse cadere questo governo, dato che ci ha provato il PD e ha fallito, il PDL ha fallito, Napolitano deve dare l'incarico a noi. Farvi capire come loro non riescono a capire i vostri di problemi, non riescono a capire, probabilmente perché vivono in un altro mondo, usano le auto blu, vanno a mangiare i ristoranti di lusso, non vanno nei tram, non vedono i problemi reali della gente. Noi sappiamo che l'unico strumento in questo momento importante è il reddito minimo garantito, perché il reddito minimo garantito ti dà la voglia di vivere, ti dà la voglia di sperare. È veramente umiliante sentirli in televisione, perché noi li vediamo, noi sappiamo cosa sta succedendo, noi sappiamo quello che fanno, e poi vederli andare in televisione con la forza delle televisioni, della stampa, a raccontare a voi, perché noi lo vediamo, tutto il contrario di quello che realmente succede, è una cosa veramente devastante, una cosa devastante. Quindi quello che vi chiediamo è di fare attenzione, già lo fate, lo so, se siete qua lo fate, vi informate, verificate le fonti, ma verificate anche le nostre di fonti. Quando noi vi diciamo qualcosa, andate a vedere se è realmente quello, perché ormai con internet è facile. Io penso pochi lo sanno, il fatto che abbiamo convocato il 1° agosto le commissioni vuol dire che ci sono dei presidenti che temporanei, che sono stati chiamati oggi, che si prenderanno tutta l'indennità di agosto, cosa che non sarebbe successa. E questo è lo schifo, perché questo che sono venuti a dirmi i funzionari e dirmi ragazzi attenzione a questa cosa qua, perché loro le commissioni bicamerali potevano benissimo convocarle 2 settimane fa, 1 mese fa, 2 mesi fa, perché naturalmente noi avevamo già dato tutte le nostre adesioni, ma hanno aspettato l'ultimo perché naturalmente vuoi non pagare le ferie a qualcuno ad agosto, dai. Perché è un governo che non sta facendo niente, niente in questo momento per questo paese, se non dare l'alibi alcuni politicanti che non per forza sono degli eletti, che nelle TV ci dicono ma se non c'era questo governo questa emergenza come la affrontavamo? Quale emergenza? Io ho visto nelle ultime settimane un Parlamento che si preoccupava solo di questa sentenza della Corte di Cassazione. E lì è andato. Napolitano affidi il mandato esplorativo ad uno qualsiasi del Movimento 5 Stelle, formiamo un governo, 5 cose tra cui legge elettorale e reddito di cittadinanza, e poi si va subito a votare di nuovo. Questa è l'unica soluzione per questo paese. Ed è inutile che ce la raccontiamo. Io vedo tanta gente, anche che ha votato il Movimento e che lo rivoterebbe, che viene da me terrorizzata. Ma se cade il governo che succede? Questo governo ci sta portando a fondo con lui. Dobbiamo staccarci da questa classe politica. Facciamo la legge elettorale della Commissione Affari Costituzionali, la approviamo in 7 giorni da quando è pronta e andiamo alle elezioni. Smettiamola di farci raccontare che per il bene del Paese dobbiamo lasciare in piedi questo governo. Questo governo da oggi dipende dalle sorti di una persona pregiudicata. Concludo raccontandovi solo cosa succede adesso tecnicamente. Succede che Berlusconi è stato condannato a 4 anni, grazie all'indulto 3 non sono scontabili. Uno sarà o di arresti domiciliari o di servizi sociali. Però questa pena non sarà effettiva finché la Corte d'Appello nei prossimi 3 mesi non avrà deciso la pena accessoria, cioè la famosa interdizione dai pubblici uffici. Siamo in un momento storico, ma come in tutti i momenti storici d'Italia, cambia tutto per non cambiare niente. 3 giorni di dirette TV, il Parlamento sospeso, ci hanno tolto le sedute, hanno detto che dovevano riflettere, dovevano fare i congressi, e alla fine, oggi, a parte il fatto che c'è scritto sulla fedina penale di Berlusconi che è condannato, lui è a piede libero e ha altri 4 mesi di tempo per respirare. Quindi il problema non è giudiziario, il problema è politico e dobbiamo pretendere da questi signori